in collaborazione con Val di Fiemme, Ponte di Legno, Tonale, Val Sugana, Valle di Ledro, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mavone al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi, estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito Sportador.tv, ora anche col vostro telefonino, smart TV e personal computer. In questa puntata parliamo di Ski Roll, la tappa finale della Coppa del Mondo di questa disciplina si è tenuta in Trentino, prima a Trento e poi nella bellissima Val di Fiemme. Venite con noi! De Bertolis, team manager del team Trentino Robinson Trainer, ci spiega come competizioni come queste avvicinano il momento di rivedere il suo team in pista in inverno. Queste cose danno ancora un'emozione forte, quindi è impossibile arrivare qua, non mettersi gli ski roll, allenarsi insieme ai ragazzi in vista di domani, che comunque vabbè rimane una gara di preparazione, però sempre un buon segnale, darà comunque dei buoni segnali per a che punto siamo con la preparazione insomma per l'inverno, dai. Chiaramente lo ski roll rimane sempre la parte predominante dell'allenamento, anche se poi alcune uscite lunghe mirate vengono fatte o in bicicletta o a piedi. Quello è un po' a dispetto del piacere dell'atleta, perché chiaramente deve essere una cosa che non pesa di testa. Sedute belle pesanti, belle potenti in palestra, che comunque il double pulling richiede una forza magari forse un pelo superiore a quello che è nel fondismo tradizionale. E niente, corsa, che comunque anche la corsa dà un'indicazione sempre molto molto vicina alla condizione effettiva, insomma, alla condizione fisica, perché comunque la misurazione del motore secondo me è sempre fatta tramite la corsa. E hanno appunto avuto questa intuizione e secondo me percorrerà la stessa strada di una marcia longa o comunque dello stesso Cermis, quello fatto a gennaio, perché è una cosa diversa, è una cosa che si trova solo qua. E bravi, bravi e basta. Il 15 e 16 settembre si è svolta la seconda prestigiosa edizione della Fiemme Roller Ski Cup, che si aggiunge agli altri importanti eventi di ski roll disputatisi in terra fiemmese, come la Coppa del Mondo 2014 e i Mondiali 2015, eleggendo la bella vallata trentina come la principale candidata ad ospitare l'allenamento dei fondisti prima che questi ritornino ad infiammare le nevi del Cermis in occasione del prossimo Tour de Ski. Molto entusiasta Bruno Felicetti, presidente della Nordic Ski Fiemme, che ci racconta questa due giorni di ski roll e le novità per l'inverno prossimo. L'atmosfera è quella giusta di un grande evento, una grande manifestazione, anche con tanto pubblico, tanti appassionati. La temperatura è diversa dall'inverno, si sta molto, molto bene, è piacevole prendere il sole e vedere questi grandi atleti che sono in preparazione per una grande stagione invernale.
La salita del Cermis è diventata celebre anche grazie al Tour de Ski. Abbiamo provato a proporla anche in chiave estiva e devo dire che soprattutto all'estero ha un appeal molto forte. Dobbiamo ancora crescere sulla popular, quindi sugli appassionati, forse un po' presto per loro perché sono in fase ancora di inizio preparazione, quindi magari non se la sentono di affrontare una gara che però non è quella del Tour de Ski, quindi una salita molto più dolce, sempre salita parliamo, però più accessibile a tutti. Apoteosi azzurra oggi in Val di Fiemme, in occasione della mass start di Coppa del Mondo di Skirol, con i successi personali del bolzanino Matteo Tanel, categoria senior maschile, in bagarre davanti allo slovacco Jan Koristek e al russo Evgeny Dementiev. Mentre fra gli junior, il bergamasco Angelo Buttironi è partito come un fulmine ed è arrivato in solitaria sul traguardo di Ziano di Fiemme, davanti allo svedese Johan Ekberg e al lettone Raimo Vigans. Unica soddisfazione straniera per l'imprendibile junior svedese Moa Hansson, prima davanti alle brave azzurre Alba Mortagna e Chiara Beckis. Successo anche per la trevigiana Lisa Bolzan, categoria senior femminile, sull'altra slovacca Alena Projatskova e sulla ceca Sandra Schutzova. Il fatto che siamo nel panorama della Coppa del Mondo da oltre 20 anni, 25 per la verità, vuol dire avere l'esperienza, la capacità di sapere cosa succede durante un grande evento, che sia un mondiale o un'Olimpiadi, e quindi parlare con dei tecnici dal punto di vista tecnico è diventato molto, molto semplice. Sono rimasti molto ben impressionati dalle strutture che hanno trovato, hanno capito che ovviamente in occasione di grandi eventi come un mondiale o un'Olimpiadi vanno integrate con delle strutture temporanee, cosa che è possibile, ci sono gli spazi, ci sono le competenze, la modalità per farlo. Quindi noi dal punto di vista del salto, della combinata nordica, per la verità saremo pronti anche dal punto di vista dello sci di fondo, ci siamo insomma. Poi spetterà al CIO, al comitato organizzatore, decidere se saremo della partita. D'inverno la Val di Fiemme si contraddistingue per la duplice opportunità di praticare lo sci alpino e lo sci nordico ai massimi livelli, senza tralasciare le innumerevoli possibilità della preschi. In Val di Fiemme, che è riconosciuta come la culla dello sci di fondo, si sono svolti i mondiali di questa disciplina e altre importanti competizioni, come la Marcia Longa di Fiemme Fassa, il Tour de Ski, gare di Coppa del Mondo di combinata nordica e nel 2019 tornerà anche la Coppa del Mondo di salto speciale maschile. Una tradizione di calorosa ospitalità e una grande attenzione alla tutela di un territorio naturale e paesaggistico fanno della Val di Fiemme una meta privilegiata delle vacanze in montagna, sia d'estate che d'inverno. La vallata è un'immensa area verde, attraversata da una bella pista ciclabile e da innumerevoli sentieri, dove praticare sport e rilassarsi sia a contatto diretto con la natura che negli hotel del benessere. Durante l'estate, la Val di Fiemme propone un vasto programma di opportunità per praticare sport. Dall'escursionismo in montagna, con i percorsi Latemar Trekking, alla mountain bike, con il circuito Dolomiti Lagorai Bike, fino ai parchi avventura e alle proposte Latemar Montagna Animata, per far divertire i bambini di tutte le età. L'estate il prodotto turistico sta crescendo di più grazie anche agli investimenti che gli impianti di risalita stanno facendo, perché hanno capito
perché il turismo non è solo neve, ma è un prodotto a 360 gradi e che deve aprirsi all'estate anche nelle basse stagioni. Quindi c'è un investimento grosso da parte degli impianti, sia nel creare opportunità per le famiglie, ma anche per la mountain bike, per varie discipline, cercando di rispettare l'ambiente, insomma, senza fare iniziative troppo invasive che poi deturpano l'ambiente. Quindi è uno sviluppo decisamente sostenibile, uno sviluppo che però permette alla valle di allargare i confini, avere anche presenze straniere anche in estate, non solo in inverno, e quindi innestare un processo virtuoso nell'economia locale. Cari amici degli spettatori, lo spettacolo dello Skirol qui dalla bellissima Val di Fiemme in Trentino continua nella seconda parte di Sportador.tv. Non toccate il telecomando, a tra poco, subito dopo l'interruzione pubblicitaria. Salice, fatti di sport. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. In collaborazione con Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Funivie Folgarida e Marilleva, Valle del Chiese, Valle di Ledro, Val di Fassa.